Margherita di Savoia sceglie il suo sindaco, il generale Paolo Marrano della lista civica per il bene comune, che ha avuto la meglio sulle due principali competitors, Antonella Cusmai di centrosinistra della lista Ricominciamo da noi e Carmen Spera del PDL. Sindaco con 1794 voti, il 22,49% delle preferenze. Lo abbiamo raggiunto per un commento a caldo del risultato elettorale. Ringrazio tutta la cittadinanza. Vai Marrano! Perché veramente hanno creduto e mi sosterranno, mi sostengono e mi sosterranno. Grazie a loro. Ecco, generale, dopo una sindacatura, voglio dire, governata da un personaggio che non era radicato nel territorio, forse Margherita aveva bisogno di un vero margheritano alla sua guida. Sicuramente sì, un vero margheritano sicuramente sì. In pianta stabile e non, come hanno detto, con la valigia in mano. La gente ha creduto nelle persone concrete, persone che al di là dei titoli o delle esperienze, persone che insomma hanno voglia di fare le cose per bene, per il loro paese. Ecco, sindaco, la sua ricetta per continuare a far crescere il territorio margheritano? No, guardi, non per continuare a far crescere, per iniziare a crescere il territorio di Margherita. Perché il territorio è fermo almeno a 20-25 anni. Nasconde sotto grandi occhiali la profonda delusione per quello che si augurava potesse essere un progetto realizzabile, diventare sindaco della cittadina salinara, Antonella Cusmai, della lista civica Ricominciamo da noi. Soli 120 voti di distacco pesano più di una semplice sconfitta. Io ho perso, è inutile che ce lo nascondiamo, ho perso contro Paolo Marrano, ma ho vinto contro il Partito Socialista, ho vinto contro quella minima parte del Partito Democratico che all'ultimo minuto ha deciso di voltarmi le spalle. Ho vinto perché sono risolta dalle ceneri e la nostra è una grandissima vittoria delle persone, perché abbiamo vinto come gruppo di persone, hanno vinto le persone del Partito Democratico, hanno vinto le persone di Selle, le persone dei movimenti civici. Margherita di Savoia ci ha premiato. E però queste grandi spaccature all'interno dei partiti poi portano a far vincere una persona come Paolo Marrano, insomma. Il PDL è arrivato quarto, se andiamo a sommare i voti del PDL e del Movimento Schittuglia arriviamo alla metà dei voti di tutto il centro-sinistra, che si è presentato alla fine con quattro liste, quindi siamo ridicoli.